Bene, iniziamo. Una commissione con anche alcune postazioni dedicate ad alcuni cittadini che hanno le credenziali, sono entrati e quindi avranno il ruolo di uditore in questa commissione. Ci sono appunto oltre ai commissari effettivi anche Luca Di Salvo e Angelo Intino e Marocco Paolo. Paolo Marocco sono commissari non della, del consiglieri non della Commissione del Territorio che parteciperanno. Ci sono anche l'assessore. Con la Genova arriva. Sono già arrivata adesso, perfetto. Ci sono anche l'assessore Nino Russo, il sindaco chiaramente Cinzia Maria Bosso, il presidente del consiglio Eugenio Gambetta, ed Ettore Puglisi, non lo vedevo. Ettore Puglisi. Grazie Presidente. Sì. Sono Nino, ciao a tutti. Ciao Nino, sta entrando un altro utente, adesso siamo in attesa che si accrediti con il suo nome. Aspettiamo qualche secondo che... Ok, allora appunto da parte della cittadinanza vedo il signor Giuseppe Manzone, il signor Torchia Francesco, il signor D'Urso Piero e la signora Nicosia Rosalba. Intanto è arrivato anche Roberto Taglietta. E la commissione a questo punto è presente per tutti i suoi membri. Appunto, i cittadini avranno il ruolo di uditori all'interno della commissione. Iniziamo. Scusate, eccoci qua. Iniziamo col primo punto all'ordine del giorno, con l'approvazione del verbale seduta del 9 di settembre, seduta alla quale erano tutti presenti tranne il consigliere Mesiano, che era sostituita da Daniele Stassi. Quindi lo approveremmo, qualora fossero interventi, lo approveremmo all'unanimità, tranne Mettiamo in Mesiano che si astiene. Mettiamo in votazione. votazione Maria, ti astieni? Maria Mesiano si astiene. Ok, adesso avrei una richiesta per l'altro verbale che, se vi ricordate, il 9 di settembre avevamo avuto un problema sui server a livello del software del comune e non avevamo avuto modo di portare il verbale della commissione precedente del 9 di giugno. A tal proposito, non è all'interno dell'ordine del giorno, ma chiedo ai commissari effettivi, qualora fossero d'accordo, io porterei all'approvazione anche questo verbale. Se poi ci fosse qualcosa in contrario, lo approveremo la commissione territorio successiva. Quindi, a quella commissione, siete tutti d'accordo? Posso procedere? Il presente nell'area Sì, riservata. assolutamente sì. Ok, allora quindi alla commissione del 9 di giugno erano assenti Mesiano, Taglietta e Raso che immagino si asterranno, e per il resto gli altri componenti Scusa, della commissione. Presidente, ma prima non riuscivo ad aprire né audio né telecamera. Sì, no, ho capito. Quindi Maria, tu Sentivo, ti chiedevi, ma non astieni. riuscivo. Ok, ti astieni a quello del 9 di settembre e anche del 9 di giugno, Sì. che risultavi non presente. Posso procedere? Ok. Quindi, archiviati i due verbali, passiamo al punto focale di questa nostra commissione. Scusate che... Allora, passiamo appunto al secondo punto all'ordine del giorno, variante urbanistica semplificata, ex articolo 17 bis, comma 4, legge regionale 56 del 1977 e successive modifiche e integrazioni, con essa distanza SUAP numero 0959833096814042021 1501507. Di permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo Amazon Italia Transport SRL, approvazione. La
lascio la parola. Scusatemi, ho diverse finestre da gestire. Qualcuno vuole intervenire, fare un cappello introduttivo? Ok, lascio la parola allora all'assessore Fiora, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Chiedo ad Eugenio Gambetta, che, come dire, è l'amministratore di questa videoconferenza, se può eventualmente mandare qualche slide, ecco, giusto così per illustrare. Quale vuoi? Quelle dell'intervento o quelle delle compensazioni? Inizialmente quelle dell'intervento, ecco. Volevo anche ricordare che di questo argomento ne abbiamo parlato anche in modo approfondito nella commissione che si tenne il 21 di maggio ultimo scorso, ecco, dove erano state fatte anche da parte di alcuni commissari tutta una serie di richieste alle quali avevamo cercato perlomeno di dare risposta. E la commissione del 21 di maggio, ricordo, era antecedente la conferenze dei servizi previste dalla legge urbanistica regionale vigente. Ricordo brevemente che lo sportello unico per le attività produttive, che è disciplinato da un decreto del Presidente della Repubblica, il numero 160, ha avuto una sua, come dire, collocazione procedimentale all'interno della legge urbanistica regionale, quando nel 2013 è stato inserito un nuovo articolo, che è il 17 bis, al comma 4, sono proprio rubricati tutti quegli interventi previsti che propone un privato in variante al piano regolatore. Si tratta peraltro di una categoria di varianti a sé stante, nel senso che non stanno né nelle varianti strutturali né nelle varianti parziali di cui molti di voi avete sentito parlare. Direi di andare, se possibile, sui numeri di questo. Ecco, vabbè, questo è un render dal quale si capisce, bene qual è la collocazione. Ci troviamo in adiacenza a due aree produttive, una di Orbassano e l'altra di Rivalta, che, come vedete, si sviluppa ancora di più verso est, verso l'autostrada. Ovviamente l'altro limite territoriale forte è costituito dalla Torino-Pinerolo, quindi da questa cesura costituita dall'autostrada, e invece sulla parte sud, che sta indicando adesso il consigliere Gambetta, è la strada provinciale che poi si collega con la SP6. Quindi in questo render vediamo le due grosse macchie verdi, che sono le aree di mitigazione ambientale che sono state previste, poi adesso daremo anche le quantità, e nella parte grigia vediamo invece la costruzione che viene proposta, con tutti i relativi parcheggi che servono sia per le autovetture, che sono la parte più grande che vediamo adesso indicata con il mouse, sia tutti gli stalli di scarico, adesso non mi ricordo bene come si chiamano, degli autotreni. Quindi, come potete apprezzare, le opere di urbanizzazione sulle viabilità in realtà sono costituite soltanto dalla rotatoria che c'è nell'angolo della slide, al confine fra Orbassano e Rivalta. Rotatoria che peraltro era già stata anche prevista dalla pianificazione comunale del limitrofo comune di Rivalta. È ovvio che da questa rotatoria c'è poi la possibilità di un accesso molto più rapido verso la Torino-Pinerolo stessa e il sistema tangenziale autostradale, che è quello che utilizzeranno per accedere al coso. Direi di andare ai dati numerici, che sono in qualche modo già anche riportati all'interno della cooperazione. Cioè, qui abbiamo una superficie coperta di 36.400 e qualcosa metri quadri, una superficie utile lorda, quindi una superficie di calpestio all'interno della superficie coperta, che ho detto prima, di 41.560,
metri quadri. Gli altri numeri significativi sono la superficie territoriale dell'area, che sono 195.600 metri quadri. Ricordo che nella territoriale ci stanno anche tutte le due macchie verdi che abbiamo visto prima sull'immagine, che sono 50.240 metri quadri di verde di mitigazione ambientale, una verso sud e l'altra verso est, verso l'autostrada Torino-Pinerolo. Quindi i numeri significativi di questa variante sono ben rappresentati nella slide che vediamo adesso. Cosa è successo sotto il profilo procedimentale? Nel senso che questa variante è stata preceduta da due conferenze che si sono tenute nei mesi scorsi, che non avevano un carattere decisorio, erano delle conferenze di carattere preliminare, fatte apposta per andare, come dire, a sentire gli enti con competenza sia urbanistica che ambientale e per illustrare loro le linee essenziali del progetto. E poi, invece, nei mesi scorsi, iniziando con le conferenze decisorie, la prima riunione si è tenuta il 7 di giugno, è una riunione, ricordo che le conferenze si articolano su sedute e su riunioni, ecco, c'è questo un po' bisticcio. Quindi la prima seduta della conferenza dei servizi si è articolata su due appunto riunioni, la prima il 7 di giugno, la seconda il 2 di luglio. Ricordo che alcuni dei consiglieri, oltre che gli assessori presenti questa sera in Commissione Territorio, hanno partecipato, ovviamente come uditori, esattamente come il sottoscritto, alle due conferenze dei servizi, alle quali ovviamente erano presenti gli enti con il diritto di voto, che sono essenzialmente la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino. Ricordo anche, proprio perché per chi non è aduso a queste procedure, che i delegati presenti in conferenza rappresentano l'ente a tutti gli effetti. Quindi, in buona sostanza, il delegato della Regione Piemonte rappresentava il presidente Cirio, il delegato della Città Metropolitana rappresentava la sindaca metropolitana Appendino. Ecco, quindi questa era la valenza delle persone presenti in conferenza. Ovviamente era presente anche il comune di Orbassano che proponeva questo tipo di variante. Le due conferenze hanno avuto appunto una chiusura con l'espressione da parte di un parere complessivo positivo con delle condizioni da parte degli enti con diritto di voto che ho accennato prima, e si è dato poi mandato, ovviamente occorreva che l'organo tecnico comunale si esprimesse sulla necessità o meno della valutazione ambientale strategica, perché ho avuto modo di vedere gli elaborati che sono pubblicati ormai da parecchio tempo. Avete visto anche l'accuratezza che caratterizza gli elaborati di carattere ambientale. Praticamente sono state fatte tutte le verifiche opportune, compresa una valutazione di incidenza rispetto al parco di Stupinigi, che ricordo non è limitrofo perché è separato da un'autostrada e ancora da un altro discreto pezzo di terreno prima di arrivare alla zona parco. Sono state anche analizzate sotto il profilo ambientale tutte le vedute da e verso il parco, e sono tutte comunque ancora nella documentazione che avete trovato sui link che vi sono stati forniti. Terminate le due sedute di conferenza che ho richiamato prima, c'è stata una determinazione dirigenziale dell'organo tecnico comunale che ha fatto, come dire, ha raccolto tutti i pareri che erano stati emessi dagli enti con competenza ambientale, quindi ricordo l'ARPA, il settore
ambiente della regione Piemonte, il settore ambiente della città metropolitana. In questa determinazione si è giunti alla conclusione di non dover sottoporre al processo di valutazione ambientale strategica questo procedimento, proprio perché l'accuratezza dei documenti che richiamavo prima avevano già, come dire, affrontato tutte le tematiche di carattere ambientale. Si è poi provveduto, a termini di legge ovviamente, alla pubblicazione degli atti della variante, e sono pervenute 11 osservazioni, alcune da parte di soggetti che sono presenti questa sera in Commissione Territorio, altre da Legambiente, Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio, e la legge regionale piemontese prevede che, una volta raccolte le osservazioni, si debba svolgere un'ulteriore riunione della conferenza dei servizi, convocata proprio per lo scopo di valutare le osservazioni della variante semplificata oggetto del provvedimento che stiamo illustrando questa sera. Ricordo che anche in questo caso si sono tenute due riunioni, quindi la prima il 4 di ottobre, la seconda l'11 di ottobre, e nella seconda seduta della conferenza dei servizi per la valutazione delle osservazioni si è conclusa con un esito positivo, perché è stato espresso nell'ambito appunto della medesima conferenza un parere favorevole unanime da parte di tutti i soggetti rappresentati, quindi Regione Piemonte, Città Metropolitana e ovviamente Comune di Orbassano. Ovviamente, mi sono dimenticato di dirlo prima, comunque le varianti SUAP sono proprio caratterizzate dall'essere assolutamente calzate sul progetto edilizio. Ecco, quindi praticamente il comune che vantaggi ha da una variante SUAP? Intanto non deve pagare nessun professionista per fare la variante. In secondo luogo, è una variante che impegna chi la presenta a costruire, perché nel caso non costruisse, quest'area ritorna ad essere, come adesso, agricola nell'attuale destinazione di piano regolatore. Ricordo anche che quest'area aveva già avuto un passaggio verso il produttivo con la variante generale di piano regolatore, che qui vediamo rappresentata nella slide. E aveva una forma più piccola perché i soggetti presenti in conferenza sostanzialmente avevano chiesto al comune per evitare delle rendite di posizione, cioè io faccio diventare agricola produttiva un'area senza avere un soggetto pronto ad intervenire, di valutare eventuali procedure alternative, come dire, cominciate a metterne metà, poi se arriva qualche soggetto interessato, tramite appunto lo sportello unico previsto da una legge dello Stato e da una legge regionale, si possono provvedere degli interventi di trasformazione, quale quello che stiamo descrivendo questo pomeriggio. Allora, una parte molto importante all'interno di questa procedura, che ovviamente il Comune guarderà con estrema attenzione, sono tutti gli obblighi che assume il proponente per fare, oltre che fare questo intervento, anche per fare tutti quegli interventi, sia di mitigazione che di compensazione, che sono emersi nel corso delle conferenze dei servizi. E quindi praticamente prima dell'approvazione di questa deliberazione da parte del Consiglio Comunale, i proponenti dovranno trasmettere questi elaborati, quindi li trasmetteranno penso nel giro di pochi giorni, perché sono già stati definiti. Faccio presente che quando ci sono le conferenze dei servizi, alcuni aspetti di carattere più tecnico, più puntuale, devono essere affinati con una progettazione di carattere più esecutivo. Ecco. Uno degli aspetti che hanno impegnato parecchio, non dico la conferenza, ma tutti,
tavoli tecnici che si sono tenuti nel frattempo sono stati proprio all'interno del processo, ovviamente, sono stati proprio quelli di andare ad individuare quali sono le aree di compensazione ambientale. Vuoi che te le metto? Sì, sì, grazie. Perché ormai, come dire, negli ultimi anni è entrato giustamente, direi, in vigore, quando le procedure di valutazione ambientale strategica sono state affinate meglio anche dalla prassi, che qualsiasi intervento che va a impegnare del suolo deve essere compensato in qualche modo, in qualche misura. Non è ancora stato fatto, purtroppo, una legge regionale, una qualche disciplina che vada ad articolare meglio quali possono essere le opere di compensazione ambientale. Ricordo per i miei trascorsi in provincia che all'inizio, per esempio, le piste ciclabili venivano giudicate opere di compensazione ambientale, adesso invece non vengono più giudicate come tali, ecco. Quindi c'è stato anche lì negli anni un affinamento. Le opere di compensazione ambientale che sono state previste per questo insediamento le possiamo vedere velocemente qui, ripeto, sono state oggetto non soltanto di una valutazione sulla carta, ma anche di sopralluoghi effettuati sia da ARPA, Città Metropolitana e quant'altro, alcuni ne hanno fatti da soli, altri insieme all'ufficio tecnico del Comune. Quindi abbiamo questa grossa area del parco in linea giusti, ci troviamo in sponda destra del torrente Sangone. Ricordo che lì era stata fatta una vecchia discarica e ovviamente l'intervento principale da fare è un intervento di forestazione. Approfitto per dire che se ne avevamo anche parlato, insomma, il comune di Orbassano era stato coinvolto in un progetto nazionale di forestazione che era coordinato a livello locale dalla Città Metropolitana. Questo progetto è stato approvato, il Comune aveva messo a disposizione 1,7 ettari, poi vi faremo anche vedere dove. Il progetto è stato approvato, stanno ultimando i progetti esecutivi e penso che nel mese di novembre inizieranno le piantumazioni sulle aree che il Comune ha messo a disposizione. Comunque, ritornando a noi, quindi qui abbiamo una grande area di forestazione lungo il parco in linea giusti, se andiamo nella slide successiva, per cortesia, vediamo anche, ecco, questi pallini che vedete è semplicemente il sesto d'impianto che riprende esattamente quello proposto dalla Città Metropolitana sulla parte che andrà a fare. Quindi non facciamo delle cose diverse, ovviamente si tratta di tutte specie legnose autoctone, verranno tolte quelle invasive, insomma, adesso sì. E tra l'altro è anche previsto, se si passa nella slide successiva, il ripristino di questo laghetto che in questo momento è un po' nascosto da una recinzione, va rimesso in pristino, e quindi in quest'opera di compensazione ambientale che vale 176.000 euro, come potete vedere, ci sarà anche la messa in opera di questo, il ripristino di questo laghetto. Scusate il bisticcio di parole. Se andiamo nella slide successiva, per cortesia, qui siamo esattamente dove finisce l'intervento della Città Metropolitana. Ecco, sulla sinistra della slide, dove leggete la quota 270, finisce l'intervento della Città Metropolitana e inizia il nostro. Ci saranno ovviamente degli orti abusivi da rimuovere, perché non dimentichiamo che la finalità di questo è il miglioramento della qualità dell'aria. Sappiamo che purtroppo la qualità dell'aria della zona del Torinese non è buona, e quindi finalmente si è capito che per risolvere in qualche modo, e non con interventi spot come è stato fatto forse fino adesso, se iniziamo a piantare degli alberi sarà la cosa più semplice, più banale, ma almeno, se non altro, miglioriamo la qualità dell'aria.
Se andiamo nella slide. Solo per dare un inquadramento che su questa si vede bene, per chi conosce la pista ciclabile, qui siamo dove la pista ciclabile farà due curve e qui c'è l'area dell'ex tiravolo, tanto per intenderci. Così chi conosce la zona riesce a inquadrare. E queste sono delle baracche vecchie abbandonate nel abusivo. Siamo sempre in riva destra comunque del Sangone, quindi siamo tutto in territorio di Orbassano, tra l'altro. Ecco. Poi, se andiamo avanti nella slide, se riesci... Vabbè, qui vediamo, è il sesto d'impianto esattamente replicato della città metropolitana, quindi niente di nuovo ci siamo inventati. Qui lo vediamo su ortofoto, quindi la stessa identica cosa. Andiamo pure avanti. Ecco, qui siamo sulla discarica di Garosso Gonzole. Ci troviamo di fianco al rilevato ferroviario dello scalo merci, che termina un po' più avanti, e siamo praticamente contigui alla zona in cui verrà realizzata la futura stazione di attestamento della SFM5, quindi del sistema ferroviario metropolitano, che partendo da Orbassano collegherà Grugliasco attraverso la fermata delle Ruoli vicino, per poi andare verso San Paolo e innestarsi sul sistema ferroviario metropolitano. Praticamente su questa ex discarica si vanno anche a fare degli interventi di piantumazione, che sono stati ovviamente concordati con chi ha la post-conduzione della discarica, cioè il consorzio Povera, insomma il consorzio per la raccolta rifiuti. Ecco, qui è la forestazione urbana su via Calvino. Qui ci sono state parecchie discussioni anche con l'ARPA, perché ci troviamo praticamente in una zona di Orbassano che, se andiamo a vedere le foto aeree, che adesso ci consente anche di vederle anni addietro, questa è un'area che sempre è rimasta verde. Dall'altra parte della strada, dove c'è Rivalta, purtroppo non è stato così. Ecco, tutti sapete bene come la piastra dell'S lunga, di alberi ce ne sono pochi, e quindi su queste due aree di proprietà comunale si vuole anche andare a ricavare un bosco urbano. Ecco, quindi, perché il miglioramento della qualità dell'aria si ottiene non soltanto andando a fare, come dire, le piantumazioni lungo il Sangone, ma se possibile anche all'interno del conurbato, dove ci sono delle aree idonee per poterle ospitare. Andiamo pure avanti. Ecco, qui vediamo come sarà la previsione. Anche qui stesso d'impianto che replica quello che avete già visto. E in ultimo abbiamo quella della scala di risalita dei pesci del torrente Sangone, che è una proposta che è stata presentata dalla città metropolitana, una proposta piuttosto interessante, perché non va soltanto a fare una compensazione dove io sottraggo del suolo e vado a compensarlo con altro suolo, ma qui ha una funzione di miglioramento della biodiversità. Nel senso che entrano in gioco, oltre che, come dire, le specie arboree e la fauna che le frequenta, quindi insomma dagli uccelli ai piccoli roditori e quant'altro, qui entrano in gioco anche i pesci. Nel senso che la città metropolitana ne ha già realizzata una a Villafranca Piemonte e ha fatto la proposta di realizzarla anche qui come opera di compensazione ambientale. E hanno fatto un progetto di massima che adesso è stato affinato dai progettisti, e quindi con questa scala per la risalita dei pesci, che ricordo era stata anche oggetto di un'osservazione che poi la città metropolitana, un altro settore, quello della fauna e della flora, ha risposto anche con una sua comunicazione, nel quale appunto dichiarato qual è l'importanza di questo manufatto. Ecco, abbastanza innovativo, perché ricordo è il secondo che viene realizzato all'interno del territorio della ex provincia. Quindi questo è
L'ultimo intervento di compensazione ambientale, mi pare di aver detto tutto, forse ho già preso troppo tempo. Vi ringrazio per l'attenzione, e passo, immagino, la parola al Presidente. Grazie. Se posso, una piccola integrazione, tanto per spiegare che Prego. cosa. Grazie, Mai, intanto grazie signora, prego. grazie Presidente, come mai c'è questa cosa qui? Questo che vedete qui, che io indico, è il sifone della Vialera di Orvassano, che arriva dalla Dora e chiaramente arriva a una quota maggiore e va via di qua a una quota maggiore, quindi c'è un sifone, classico sifone che scende e poi risale. Ed è un manufatto di dimensioni abbastanza considerevoli, perché considerate la portata non indifferente della Vialera di Orbassano, che si spinge fino a Stupinigi, a bagnare anche i campi di Stupinigi. Ecco, questo manufatto ha chiaramente creato un salto nel letto del fiume, cioè subito dopo il manufatto si è creato, forse è un po' come quando c'è una buca che piove, le ruote ci passano dentro e la buca diventa sempre più profonda. Quindi qui dopo il manufatto, che è uno scatolato rettangolare, si è creata una fossa dove ristagna l'acqua e chiaramente non dà continuità quando c'è un filo d'acqua, perché questo manufatto crea un po' una sorta di piccola diga. Allora, su un intervento di questo genere, come diceva prima l'assessore, che è stato fatto da un'altra parte, ci è stato proposto dalla città metropolitana di farlo anche da questa parte. Adesso poi, durante il susseguirsi di interventi, se li trovo qualche fotografia, poi ve la proietto dove si vede bene il discorso. Grazie. Grazie Presidente. L'architetto De Cristofaro vuole integrare, vuole prendere la parola? Ma direi di no, un'illustrazione completa mi pare da parte dell'assessore. Io non penso di dover integrare, eventualmente se c'è necessità successivamente posso. Perfetto, grazie, grazie. Allora Soluzione. a questo punto darei spazio alle eventuali domande, richieste di approfondimento da parte dei commissari. Rompo il ghiaccio, va? Prego, Andrea. Grazie. Ma allora, sì, non era prevista come domanda, però visto che l'assessore Fiore ne ha parlato, relativamente alla zona di Via Calvino, l'assessore parlava adesso di un progetto di forestazione. Però, se non ricordo male, nella relazione di verifica di assoggettabilità AVAS, si parlava più che altro di un progetto che prevedeva la creazione di un'area verde urbana per il tempo libero, mi ricordo il relax, pensato per anziani, eccetera, eccetera. Come mai adesso si parla soltanto invece di forestazione? Questa è la prima domanda, se mi vuole rispondere l'assessore, così. Sì, se posso, ho usato male il termine, perché se riparte prima la slide che abbiamo visto, non viene fatto un bosco proprio fitto, nel senso che all'interno possono esserci ovviamente dei percorsi pedonali. Io ho parlato impropriamente di una foresta urbana, si tratta di un bosco urbano che può essere assolutamente praticabile, ecco, questo sì, come anche gli altri, e peraltro. Ok, il fatto che sia recintata quella zona sarà poi accessibile direttamente dalla strada? Perché se non sbaglio quella zona lì è tutta recintata e allo stato attuale, sempre che non mi sbaglio, per carità, si entra soltanto accedendo dai campi sportivi dell'impianto sportivo, se non sbaglio. Sì, che io sappia c'è un cancello su Via Calvino. C'è un cancello? Ah sì. Pare ci sia un cancello, ecco, non. Sì, no, però che sia accessibile chiaramente direttamente da Via Calvino, aperto al pubblico e tutto, quindi, perché siccome c'è questa recinzione, quindi
Adesso chiaramente il cancello è chiuso, ma è chiaro che è chiuso perché altrimenti si finirebbe dentro una boscaglia praticamente. Immagino che poi dopo sarà di libero accesso senza dover passare chiaramente dall'area degli impianti sportivi. Quindi sì, più che forestazione si parla quindi di parco praticamente, perché a parco urbano, nel senso che saranno previste, a parte sentierini o altro, qualche cosa, perché comunque qua si fa, adesso ho trovato la slide del documento, e proprio si parla di progetto, prevede la creazione di un'area verde urbana al servizio della popolazione per il tempo libero e relax, pensato per lo più per gli anziani, per completare il sistema offerto con il centro sportivo limitrofo. Ecco, mi preoccupa soltanto un po' questo aspetto del centro sportivo limitrofo, cioè non vorrei che fosse un qualche cosa che per accedere bisogna entrare dal centro sportivo e non direttamente dalla via Calvino, essendo chiaramente un servizio con una finalità pubblica. Detto questo, se posso fare invece alcune domande inerenti, tra l'altro ho visto adesso, purtroppo solo adesso, che sono stati pubblicati anche altri documenti, 3 ore fa. Saperlo prima uno andava anche a leggerli, tra cui tra l'altro, vabbè, mancava chiaramente infatti l'avevi chiesto, perché mancava poi il documento che doveva essere oggetto di discussione in consiglio, e ho visto che è stata pubblicata soltanto poco tempo fa. Io mi rifaccio i documenti che chiaramente c'erano, prima che, ripeto, ho preso soltanto adesso nota del fatto che sono stati pubblicati recentemente, quindi non li ho neanche aperti. Però detto questo, quindi Presidente, della Commissione, chiederei sinceramente di evitare questo, cioè nel senso che se manca della documentazione o altro, di fare in modo che comunque almeno i commissari ne vengano messi al corrente, perché comunque ritrovarsi dei documenti pubblicati 3 ore fa senza che sia stata data comunicazione è una cosa che dal mio punto di vista non va per niente bene. A parte questo, relativamente alle domande invece, volevo avere qualche delucidazione in merito all'aspetto della convenzione. Si parla appunto della convenzione, cioè quel documento che sarà poi presentato dal proponente. Scusate, sono un attimo che mi sono perso il punto in cui volevo fare la domanda, che l'avevo segnata. Ecco, allora, se non ho capito male, no, non ho capito male perché è proprio riportato nell'allegato 5 questo aspetto, e cioè, visto che prima della stipulazione della convenzione edilizia i progetti di compensazione ambientale corredati dai pareri da parte degli enti sovraordinati, Città Metropolitana e ARPA, dovranno essere approvati dal Comune di Albassano. Volevo sapere esattamente qual era l'iter di approvazione di questi progetti. Poi ancora, quando l'assessore Fiora, forse l'ha accennato prima, ma le tempistiche non si conoscono ancora bene, cioè quando è prevista da parte del proponente la presentazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica. Quindi mi chiedo se saranno, penso di sì, pubblicati nel geoportale, e penso anche che dobbiamo essere venire a conoscenza, visto che, come riportato sempre a pagina 11, punto 9, dovranno essere presentati prima all'approvazione del progetto dell'insegnamento della variante urbanistica connessa da parte del Consiglio Comunale. Ecco, non mi è molto chiaro, cioè nel senso che noi, inteso come Consiglio Comunale, chiaramente, dobbiamo venire quindi a conoscenza prima che venga poi portato il documento in Consiglio Comunale? E se sì, quindi quando questo verrà effettuato e le modalità di presentazione e tutto. Quindi io al momento ho queste domande. Grazie. Gianfranco. Io Lorenzo, come Sì, come volete. Allora, diciamo
di nuovo buonasera a tutti. Sul tema del parco urbano, torno un attimo del parco urbano, la configurazione di quella compensazione più verso la forestazione è stata una richiesta dell'ARPA. Cioè inizialmente la prima proposta del comune era che fosse un parco urbano, un giardino. Mano a mano che si è andati avanti con gli approfondimenti e con i pareri, si è compreso che doveva avere un carattere di forestazione forte. Poi sarà anche aperto al pubblico, ma dovrà essere una vera compensazione, quindi una forestazione. Quindi solo per chiarire i termini che erano stati utilizzati a vantaggio del consigliere Suriani. Dopodiché io posso precisare diciamo, l'aspetto relativo alla sequenza della presentazione dei documenti, dei progetti, nel senso che il documento degli obblighi che fa fede è quello pubblicato sul geoportale, quello che è stato pubblicato per la visione di tutti i cittadini ormai da alcuni mesi, ed è l'elaborato U12. Io non so il consigliere a quale facesse riferimento. Questo porta la data del 29 luglio ed è pubblicato dall'inizio della pubblicazione di tutta la documentazione in una di quelle cartelle che abbiamo appunto inserito sul gioco. Faccio riferimento proprio all'U12, sì, esatto. Ah, ok, perché capivo, ho elaborato 5 prima, scusi. Allegato 5, l'allegato 5 alla determinazione che ci è stata girata. Ok, ci sono arrivato, ok. Perfetto, sì, il riferimento è all'elaborato U12, che è l'elaborato degli obblighi del proponente. Allora, noi abbiamo cadenzato insieme al proponente, insieme alla conferenza, questo cronoprogramma sui progetti, però come sapete i progetti attengono alla competenza sia quelli delle opere di urbanizzazione, sia questi delle compensazioni attengono alla competenza della giunta. Quindi questa sequenza di tempi da rispettare è una sequenza che attiene alla competenza del Consiglio, soprattutto per verificare che queste sequenze siano state rispettate. Per questo motivo, nella bozza di delibera, nella delibera che vi abbiamo mandato, si dà conto del fatto che, come recita questo elaborato, saranno presentati prima dell'approvazione del progetto dell'insediamento e della variante urbanistica connessa da parte del Consiglio Comunale. I proponenti stanno lavorando alacremente, insomma, i professionisti insieme ai nostri uffici tecnici per la presentazione di questi progetti, li hanno già definiti e lunedì saranno protocollati. Nella delibera vedete che abbiamo lasciato uno spazio in bianco, che è lo spazio dove bisognerà inserire il protocollo. Ma questa, più che un'incombenza che richiede delle verifiche tecniche che appunto attengono alla componente tecnica e alla giunta, è importante solo per verificare da parte del Consiglio che i termini siano stati rispettati. Quindi questo è un po' il senso, e noi ci siamo preoccupati che questo avvenisse, ancorché non sia stata inserita in una convenzione, che sarà la convenzione che dovrà approvare la Giunta a valle dell'approvazione del Consiglio della variante. Quindi ancorché non sia ancora stato recepito nella convenzione attuativa prevista, noi ci siamo preoccupati ovviamente che questo impegno fosse assolutamente rispettato, e lo è, lo sarà, perché lunedì al più tardi verrà protocollato questo progetto che poi farà il suo corso, che sarà appunto quello previsto.
categoria di progetti. Di nuovo, poi si dice, prima della stipula della convenzione edilizia dovranno essere approvati dal Comune di Orbassano i singoli progetti di compensazione ambientale corredati dei pareri da parte degli enti sovraordinati. Quindi la sequenza è questa. In questo momento, prima che il Consiglio Comunale si pronunci sulla variante, devono essere depositati i progetti. E noi attesteremo questo sotto il profilo tecnico-procedimentale. Quando andrà in Consiglio questa delibera, i progetti saranno stati depositati. Dopodiché si dice che prima della stipula della convenzione dovranno essere approvati questi progetti. Quindi c'è una cadenza che è stata individuata, che è una sorta di corsa ad ostacoli, potremmo definirla. Anche se il termine non è bellissimo, però in ogni caso è monitorato tutto il percorso del deposito e dell'approvazione dei progetti che sono stati stabiliti in termini di progetti generali di massima nell'ambito delle conferenze. Ovviamente, appunto, lei ha colto benissimo il tema della condivisione di questi progetti con gli enti che hanno collaborato a definirli in partenza, no? Quindi lei diceva giustamente la città metropolitana e l'ARPA. È un passaggio che verrà assolutamente fatto, e quindi i progetti, quando saranno approvati d'intesa successivamente a un assenso da parte della città metropolitana e di ARPA. Proprio perché questo è il meccanismo che è stato, in qualche modo rappresenta anche la modalità che si è seguita in questo lungo procedimento, cioè quella di condividere tutto con gli altri enti che hanno collaborato con noi in questo procedimento. Non so se ho risposto alla domanda che ha fatto il consigliere. Sì, allora, intanto la ringrazio, grazie per le risposte. Alcune considerazioni. Mi parlava appunto del fatto che si è deciso quindi di apportare una specie di modifica, se non ho capito male, al discorso relativo alla zona di Via Calvino. Ma qual è il documento dove si evince questa variazione, questo accoglimento della proposta di ARPA, che si parla adesso quindi più di forestazione che di parco e altro? Perché nella documentazione io sono rimasto fermo chiaramente al documento relativo alla valutazione di impianto di impatto ambientale, però io sono sempre fermo al parco. Quindi capire qual è il documento dove si è poi deciso con ARPA di apportare queste modifiche. Poi, per quanto riguarda invece l'iter, la presentazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica quindi saranno effettuati in settimana, giusto? Quindi lunedì si ipotizza che arriveranno i progetti di fattibilità. Ma la domanda è: questi progetti saranno quindi pubblicati, saranno condivisi, si potranno vedere, si potranno analizzare, saranno pubblicati nel geoportale? E poi un'altra cosa che non ho capito è il fatto che debbano essere approvati dal Comune di Orbassano i singoli progetti. Ecco, l'approvazione non ho capito bene com'è che avviene, cioè avviene a livello non ho capito come avviene proprio l'approvazione da parte del Comune di Orbassano dei progetti. Chi è che li approva? Con quale iter, diciamo, saranno poi approvati? Non ho capito questo passaggio. Sì, dunque, andiamo per ordine. La definizione di area di forestazione urbana c'è già nel documento di obblighi, quindi è una definizione che si è venuta mutando dalla fase preliminare fino a questa. Quindi la definizione è già area di forestazione urbana per un valore di 50.000 euro. Questo dovrebbe già essere stato recepito nei documenti modificati della VAS dove vengono trattate le compensazioni.
quindi quelli pubblicati a seguito delle decisioni della conferenza dei servizi di luglio. Il documento che lei guardava, se va a vederlo, a pagina 10, già riporta che il documento pubblicato già riporta l'area forestazione urbana. Però volevo sottolineare che questo, diciamo, almeno dal mio punto di vista, poi possono essere fatte le valutazioni che si ritengono, ma è un valore aggiunto, nel senso che quest'area è diventata ancora più importante di come era stata pensata rispetto al tema ambiente, perché ci saranno più alberi, lo dico in termini pratici, diciamo così, ci devono essere molti alberi, perché deve avere una valenza ecologica, ambientale, perché deve andare a compensare delle riduzioni che si sono effettuate. Dopodiché sui progetti, allora i progetti delle compensazioni sono caratterizzabili come progetti di opera pubblica e pertanto seguono il percorso delle opere pubbliche, andranno in giunta. In questo momento ribadisco quello che dicevo prima, l'elemento importante che diciamo, deve rassicurare il Consiglio, dal mio punto di vista, è che quanto è stato concordato in conferenza e incluso in questi documenti di obblighi venga rigorosamente rispettato. Non c'è individuato un percorso particolare. La competenza del Consiglio Comunale su questo procedimento, io parlo in termini rigorosamente amministrativi, io parlo di quello. La competenza del Consiglio Comunale si esaurisce nell'approvazione della variante. Non ci sono competenze diverse del Consiglio Comunale in quanto siamo in un procedimento di SUAP. Se la vogliamo dire in altri termini, diventa un elemento, quello della presentazione dei progetti, fondamentale perché la variante possa essere approvata. Diciamolo così. Grazie. Prego. Altre domande, richieste? Vai Luca e poi Pino. Grazie Paolo, io sono uditore, però grazie per lo spazio per la domanda. Volevo chiedere, grazie per le delucidazioni tecniche. Da un punto di vista politico, questa è una pratica SUAP che è un permesso di costruire che si porta dietro una variante urbanistica. Quindi, diciamo, banalizzando un po', nel momento in cui passa la variante, l'amministrazione, la giunta, recepisce la variante e dimostra che c'è un pubblico interesse articolando delle varie punti. Nel pubblico interesse, che immagino verrà dimostrato, è previsto anche un accordo, una convenzione su aspetti occupazionali, diciamo, per mettere nero su bianco quello che è già stato detto in sede di conferenza dei servizi dei posti di lavoro. Grazie. Allora, interverrei io. Prego, Allora, prego. finalizzato quello che è il voto in consiglio, come correttamente ha esposto il dirigente dell'urbanistica, sono necessari tutti, i documenti che abbiamo ricevuto e l'iter procederà, alla conclusione, anche perché sappiamo che il patrimonio è materia di consiglio e quindi si andrà in consiglio a votare questa variante. Poi ci saranno tutti i passaggi successivi, che come correttamente è stato precisato, riguarderanno, l'approvazione da parte dei progetti, e quindi di quelle che sono le prestazioni da parte della Giunta. Conseguentemente, prima del rilascio di costruire, politicamente
faremo, come già detto, come già anche pubblicizzato e pubblicato in diffuso attraverso le nostre pagine, prenderemo naturalmente i contatti a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio, prenderemo, perché è importante, lo stabilisco appositamente, prenderemo i contatti con i referenti di Amazon e con loro porteremo avanti delle azioni, diciamo delle politiche che riguardano l'occupazione sul nostro territorio. Certamente insieme valuteremo quali saranno nell'eventualità anche oltre il nostro territorio, non solo su una base prettamente territoriale, ma anche su una base, visto l'entità anche dei posti di lavoro, ecco qui l'interesse pubblico, l'interesse collettivo. Questo è un grosso insediamento produttivo che porterà occupazione sul nostro territorio, ma credo non solo. Quindi l'intenzione è quella anche proprio di ragionare in termini di sovraterritoriali, ecco, non solo Orbassano, ma i comuni limitrofi. E poi si faranno certamente delle azioni, delle politiche sul lavoro, delle quali poi avremo modo anche di parlarne. Ora possiamo pensare alle politiche occupazionali sui giovani, sui meno giovani, sulle categorie particolarmente fragili, inserimenti. Direi che è un percorso che credo vada valutato, certamente da parte dell'amministrazione ci sarà questo ragionamento e ne parleremo con i vertici di Amazon, i quali insomma prenderanno contatti con noi, però come dico dopo il passaggio in Consiglio Comunale. Grazie Sindaco. Luca, solo brevemente perché poi do anche la parola a Pino, vai. Sì, no, ringrazio per la risposta, era un pezzettino in più e volevo chiedere se in questa fase di pubblico interesse sono previsti anche delle valutazioni su adeguamento della viabilità, tutte quelle cose che abbiamo capito bene in conferenza dei servizi che non possono rientrare come opere di compensazione, però che la Giunta prevede di fare visto gli oneri di urbanizzazione, è vero che gli oneri sono vincolati e così via. Ci sarà un aggravio del traffico, volevo capire se al di là delle opere di compensazione ambientali sono previste delle cose in questo senso. Grazie, scusate per il tempo extra. Eugenio Gambetta, vuoi rispondere? Ho visto che alzavi la mano. Seguo anche la viabilità. Allora, è prevista una cosa molto importante, che è quella rotonda che voi avete visto nella slide che ho mantenuto un attimo sul monitor prima, che è una rotonda che era, come diceva Franco Fiore, l'assessore, era già inserita anche nel piano regolatorio di Rivalta, ma mai realizzata. Quella rotonda permette, non è una rotonda finalizzata ad Amazon, quella rotonda permette di andarsi a collegare con la prima rotondina, che dopo la grande rotonda sull'SP6, dove abbiamo il centro sportivo Uno Sport, tanto per intenderci, dove c'è adesso lunga la continuazione di Via Gozzano, dove quella rotondina che c'è poi entrando in tangenziale si collega con questa nuova rotonda. Questa è un'opera estremamente importante per quella zona, proprio di decongestionamento del traffico. Oggi voi immaginate, se vi fate un giro nell'area industriale nostra, che è lì a fianco, e anche quella di Rivalta che è subito contigua con il grosso intervento del Carrefour, che è l'unico che utilizza quella rotondina che dicevo prima, che permette di andare direttamente in tangenziale. Tutti gli altri, i nostri capannoni, compresi anche quelli di Rivalta, devono andare a transitare sull'SP6, andare alla grossa rotonda dove c'è l'Home Sport, dove c'è la piscina, andare alla grossa rotonda e da lì girare in tangenziale. Quindi questo crea un aggravio di traffico che negli anni abbiamo avuto. E quindi questa rotonda è essenziale, ma non solo per l'Amazon, ma solo per sgravare il traffico che c'è attualmente. Quindi noi avremo una riduzione di traffico verso l'SP6, non un aggravio di traffico. È stata fatta anche
una valutazione del traffico da parte dell'OTC, dell'organo tecnico comunale, visto in accordo con l'ARPA, prima di decidere se accedere all'esclusione della DAS. Quindi questa la grande opera di urbanizzazione che viene pagata non è a scomputo, intendiamoci, è quella grossa rotonda che ha un valore non solo per Amazon, ma un valore importantissimo per tutto il resto dell'insediamento produttivo che abbiamo noi in Dolomiti. Ci tenevo ancora a dire un'altra cosa, sulla questione delle compensazioni. Ecco, non bisogna, lo diceva l'assessore Fiore prima, una volta c'erano anche le piste ciclabili nella compensazione. Poi è stato valutato che il valore ambientale intrinseco nel concetto di compensazione non era abbinabile a quello di una pista ciclabile, perché compensazioni ambientali significa che dobbiamo creare un vantaggio per l'ambiente, ma non sotto forma di traffico, che per carità potrebbe avere una riduzione di CO2 e tutto quello che vogliamo, ma come ritorno anche in termini di ossigeno e di momenti di verde, di momenti di calma all'interno di un abitato, visto anche quelle parti che sono state realizzate. Quindi devono essere viste in questo senso, non come parchi aperti al pubblico o aree giochi, faccio un esempio, o piste ciclabili. Il termine compensazione è proprio un recupero, una rigenerazione del suolo per dare questo vantaggio. Sulla quota dipendenti, che si diceva prima, non è una roba percorribile assolutamente in delibera, ma sono accordi che possono scaturire su quelle che sono le politiche di messa in atto da parte dell'azienda, su quelle che sono politiche assunzionali, per farle in un certo senso amalgamare con quelle che sono le nostre richieste in una trattativa che chiaramente è allargata a tutte le parti sociali. Non ci può essere un altro metodo su cui ragionare. E naturalmente è anche opportuno farlo dopo il Consiglio Comunale, dopo che la parte decisoria è stata esperita. Grazie. Grazie Gambetta. Do la parola a Pino Raso che aveva chiesto poco fa. Prego Pino. Grazie Presidente. La mia è più che altro una per riuscire a capire solo un discorso sulla tempistica, nel senso da quando si approva il progetto, quindi viene presentato il progetto, viene approvato e poi finché si arriva alla realizzazione dell'opera, se sono indicati dei tempi minimi e massimi, al di là che poi l'azienda possa avere più fretta possibile, no? A realizzare l'opera, ma da qualche parte è indicato, nel senso che c'è un tempo minimo e uno massimo per la realizzazione dell'opera, se c'è, questo perché comunque in qualche modo, nel senso che al di là dell'interesse dell'azienda, ma se passano un tot di anni e l'azienda non ha realizzato quest'opera qua, ecco, il comune si può riavvalere da parte di qualcosa, si può in qualche modo appellare a qualcosa perché, non so, ha cambiato idea, però c'è un progetto approvato, il comune potrebbe in qualche modo intervenire o non lo può più, non so, è cambiato qualcosa nell'azienda, è successo un qualcosa di particolare, ecco, adesso io sto facendo un caso estremo, nel senso, ecco, giusto per capire se in qualche modo, nonostante tutto è approvato, l'azienda dovesse rinunciare, il comune può intervenire ancora, ecco, questa era un'ipotesi. Poi invece è l'altra mia domanda, e concludo, è sulle opere di compensazione. Nel senso, siccome si parla molto di forestizzazione, c'è il discorso di ripristinare anche l'ex discarica, di intervenire sul laghetto e sul parco Elenia Giuffi. Queste opere di compensazione, vorrei capire da chi verranno fatte, perché potrebbe sembrare banale la domanda, ma nel senso, siccome ci sono delle situazioni tipo quella zona dove ci sono quelle baracche, ad esempio vicino proprio al parco Elenia Giuffi, quindi costeggiano un po' il fiume, che sembrerebbe che ci vivessero delle persone in alcune di queste baracche, quindi il problema al di là di tutto potrebbe degenerare, quindi diventerebbe un problema di carattere comunale, quindi l'organizzazione e la gestione anche di questo si prenderebbe a carico un problema potenziale di sistemazione di questa situazione critica che potrebbe esserci. Quindi in primis sarebbe da vedere un attimino se veramente ci vive qualcuno e se si può dare un'alternativa a questa situazione qua, se veramente è così come mi hanno descritto. Poi
il discorso della manutenzione, quindi forestalizzazione, però vuol dire nello stesso tempo anche gestire il tutto questo, quindi fare un'accurata manutenzione. Ad esempio, mi era stato segnalato che nella zona di via Italo Calvino, in alcune zone, si fa difficoltà a gestire un po', no, diciamo questa gestione di forestalizzazione. Ad esempio, alcuni palazzi mi indicavano che non c'è proprio una accurata pulizia, una gestione di questo. Ci sono foglie nei marciapiedi, non riescono a camminare queste persone anziane. Quindi, se noi dobbiamo creare un progetto di forestalizzazione, come si viene detto, dobbiamo anche creare in modo che comunque siano gestibili e comunque ci sia, ecco, una pulizia che permette anche di saperli gestire questo. Ecco, mi farebbe piacere che ci sia qualcuno che si occupasse qualora ci siano queste problematiche. Siccome, ad esempio, io a Italo Calvino mi stanno dicendo spesso che vengono fatte segnalazioni, ma purtroppo nessuno interviene, ecco, non vorrei che poi si ripetesse la stessa cosa in tutte queste opere, ecco, questo, in tutto questo. La ringrazio e grazie a chi può darmi la risposta in merito. Grazie. Allora, io, no, okay, io rispondo solo per una parte. Allora, sicuramente a seguito delle opere che verranno fatte, poi seguirà la manutenzione di conseguenza. Sono, oserei dire, operazioni connesse alla realizzazione dell'intervento e quindi poi alle azioni conseguenti, così come facciamo per tutti gli altri tagli dell'erba e verifiche dello stato di salute di tutte le piante che abbiamo e anche delle zone. Quindi certamente questo lo si farà. Poi, per quanto riguarda invece, ma mi spingo velocemente, c'è un termine di legge entro il quale, se l'attuatore non interviene, non realizza l'opera, decade. Lo diceva prima l'assessore Fiora. C'è un limite, ora non saprei se quanti mesi sono, ma se non ricordo male, Gianfranco, aiutami tu, perché qui mi manca il... Sono quelle di legge del permesso di costruire, ecco. Quindi non è un permesso di costruire esattamente uguale a quelli che rilasciamo in tutta Italia, ecco, voglio dire. Quindi sono i termini previsti dal 380. Adesso non vorrei sbagliarmi, chiedo l'assistenza di Lorenzo, mi pare, cos'è, un anno per far dare l'inizio ai lavori e 3 anni per completarli. Ecco, questi erano i vecchi termini della concessione edilizia, ecco, se non sono cambiati sono rimasti questi. È chiaro che un operatore che investe così tanti soldi, immagino che abbia tutto l'interesse a portare a casa il risultato. Certo. Ecco. Grazie. Prego, aspetta, sì. A riguardo di via Calvino, ma via Calvino è una via che normalmente c'è un taglio d'erba abbastanza frequente, è stato rifatto recentemente tutto il marciapiede lato, proprio lato dove c'è poi l'intervento, anche è stato rifatto completamente tutto pochi mesi fa, sulle foglie, beh, purtroppo quelle lì cadono e ogni tanto si va a raccogliere quelle, ma però mi pare che non sia una via trascurata, adesso non, passandoci sovente non mi pare questo. Non mi pare trascurate, quindi, per carità, raccogliamo, direi, la segnalazione da girare agli uffici, di tenere sotto controllo, ma non... c'è anche chi ci abita, forse c'è anche Nino Russo che abita da quelle parti, quindi ce lo può dire anche lui. Sì, Eugenio, solo per correttezza, mi hanno indicata dal numero civico 1 al numero 5, giusto per correttezza anche per la zona. Grazie. Grazie intanto per la disponibilità della mia richiesta. Perfetto. Qualcun altro desidera intervenire? Allora, magari Silvio, che non ha ancora parlato, poi lo spazio ad Andrea. Grazie. No, non se la fa intervenire Andrea, intervengo dopo, non c'è problema. Silvio, vai pure, davvero. Tanto la mia era solo più che altro per cultura generale mia, una domanda un pochettino più tecnica, però vai pure, nessun problema. Ah, ok, grazie Presidente. Anche. No, semplicemente, niente, si vuole esprimere la massima soddisfazione per questa qualità di questo progetto e della sua notevole importanza.
Il sorgere di questo irrilevante polo logistico prevede il rispetto di tutti gli aspetti ambientali, urbanistici e nel rispetto di tutte le normative di legge. Per cui per la città di Orbassano questo intervento è molto rilevante e assumerà un ruolo importante nel campo della logistica e anche nel campo occupazionale, avendo la possibilità di assumere molte persone, prevedendo quindi una considerevole forza lavoro. Non si possono esprimere appunto solo, cioè si possono esprimere solamente note di lode per questo progetto, ben descritto, dettagliato e ben studiato nei minimi particolari. Vi ringrazio. Grazie, grazie Silvio, prego Andrea. Sì, solo una curiosità, sempre riferito a quel documento che ho preso spunto, diciamo che è spiegato, è sempre l'U12 per intenderci. Ma è soltanto la mia curiosità proprio per capire anche alcune terminologie, nel senso che in un punto è riportato che il proponente appunto eseguirà le opere di urbanizzazione primaria indotta, dove si parla di un importo stimato di 327.000 euro per le opere di viabilità e 30.000 euro invece per la pista ciclabile. Poi c'è il discorso appunto della rotonda. E per la rotonda, perché si parla del territorio del comune di Rivalta, quindi sicuramente sarà inerente alla rotonda, si parla di 109.000 euro. Quindi questo è il primo punto, sono il punto 2.3 del documento U12 a pagina 8. Poi invece c'è un altro punto, il punto 7, dove viene proprio citato così: esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione previste per un importo complessivo di 327.000 euro. Che era già stato richiamato sopra, sulla base della vigente legislazione in materia di opere a scomputo con rinuncia allo scomputo, secondo quanto richiesto dall'amministrazione comunale di Orbassano. Scusate l'ignoranza, però se qualcuno proprio a livello tecnico mi può spiegare questo passaggio, così mi tolgo, non dei dubbi, però più che altro una curiosità proprio nella terminologia tecnica delle opere di urbanizzazione. Rispondo io? Vai, vai, Lorenzo. Sì, ma diciamo qui vuol dire semplicemente che fanno queste opere senza scalarli dagli oneri. Cioè vuol dire che teoricamente potrebbero essere scomputabili, ma per un'intesa con l'amministrazione, una richiesta che ha fatto l'amministrazione, vengono fatte a carico direttamente dell'impresa, quindi sono un ulteriore elemento di valore di questo intervento. Insomma. Ho capito, ok, quindi sarebbero i 327.000 euro praticamente, sì. Che non vanno a scalare dal totale complessivo per le opere di urbanizzazione, quindi quello rimane, mentre la parte relativa ai 30.000 euro della pista ciclabile, ai 109 di Rivalta, quello è un altro discorso, quindi. No, sì. non vengono scalati dalle opere di urbanizzazione, sono opere extra. Sono opere extra, quindi. Sì. Ok, quindi le opere di urbanizzazione avranno un importo in più praticamente o queste altre opere di urbanizzazione, tra cui la rotonda di Rivalta e la pista ciclabile. Esatto. Ok, perfetto. Grazie. Sì, legge, consigliere, sì. Nel punto 7 c'è anche la motivazione. Aspetti, le opere vengono fatte a compensazione di un ipotetico presunto carico indotto maggiore della logistica. Quindi è tutto molto cartesiano, diciamo, non ci sono sfrangiature. Ipotetico maggior carico urbanistico indotto dall'attività logistica. Ah, ok, perfetto, ok, grazie. Niente. Perfetto. Qualcuno ancora vuole ancora prendere la parola? In alternativa io chiuderei la commissione, chiudo anch'io con una soddisfazione, dimostrando una grande, grandissima soddisfazione per il buon fine di questo SUAP, un intervento non comune, un intervento molto grande che avrà una serie di ricadute positive che i miei colleghi mi hanno già preceduto, non vi tedierò, avrà una serie di ricadute positive sul nostro territorio
vanno fatti assolutamente i complimenti ai nostri uffici che hanno mano a mano seguito tutto l'iter burocratico collegato a questo intervento. Io allora a questo punto chiuderei alle 19:57 la commissione territorio, ringrazio tutti i partecipanti, anche chi ha partecipato meramente come uditore. E passo a questo punto la parola a Gambetta che prenderà le redini e inizieremo con la commissione territorio. Credo che la registrazione a questo punto si possa interrompere.